come ecoistituto abbiamo questo spazio che si chiama il Giardino dei Libri, e tra l'altro è uno spazio anche fisico, perché presso il Circolo dello Zenzero a Genova esiste proprio una biblioteca, tra l'altro dedicata a una nostra ex socia Marina, ed è una biblioteca molto interessante, perché lì raccogliamo appunto tutti i libri significativi e li mettiamo a disposizione della città di Genova. E stasera appunto abbiamo ritenuto importante, perché credo sia un punto di vista fondamentale, farci raccontare un po' questo volume Ecomafia che si ripete ogni anno, Ecomafia 2023, le storie, i numeri della criminalità ambientale in Italia, speriamo anche con uno sguardo appunto sulla Liguria e sull'Emilia-Romagna, visto che la sede del nostro ecoistituto è, diciamo, tra Genova e Reggio Emilia. L'interesse del libro è perché di fatto anche nel 2022 vengono segnalati più di 30.000 reati contro l'ambiente, e tra l'altro sono reati che vanno a toccare argomenti che noi, diciamo, affrontiamo spesso, cioè il ciclo del cemento, attività illecite contro gli animali, ciclo illegale dei rifiuti, e quindi i relatori ci illustreranno quali sono appunto le caratteristiche del rapporto appunto 2023, indicandoci anche magari appunto le tipologie di reati e se effettivamente questi reati poi vengono perseguiti con quali anche risultati. Solo due parole per introdurre appunto i due relatori. Parto dal primo, che sarà appunto Enrico Fontana, che è giornalista professionista e direttore della Nuova Ecologia e fa parte della segreteria nazionale dell'Associazione Lega Ambiente. È lui che ha coniato, questo mi piace, lo voglio ricordare, nel 1994 il termine ecomafia, e cura ogni anno appunto la pubblicazione del rapporto annuale. È anche responsabile nazionale Economia Civile di Legambiente, è vicepresidente del Consorzio Libera Terra Mediterraneo e per il riutilizzo sociale dei terreni confiscati alla mafia. È responsabile di questo Osservatorio Ambiente Legalità e del rapporto appunto Ecomafia, vicepresidente di Libera, di cui è stato coordinatore nazionale. Ricordo due pubblicazioni che sono molto interessanti e che senz'altro andranno a far parte della nostra biblioteca, che sono appunto Ecomafia, i predoni dell'ambiente di Tori Riuniti, e Dark Economy, la mafia dei veleni, scritti con Antonio Cianciullo, un giornalista che noi insomma abbiamo conosciuto nel tempo. E ringraziamo appunto Enrico Fontana per questa sua disponibilità, e insomma avremo modo proprio di approfondire le sue riflessioni. Il secondo intervento è quello del generale Pino Giove, che è un ingegnere ambientale ed anche avvocato, e che ha svolto appunto indagini di rilievo nazionale e internazionale con le procure territoriali e antimafia. È stato insignito del premio Ambiente Legalità per la lotta alle ecomafie. È autore anche lui di moltissimi testi, gli atti di polizia giudiziaria, la tutela dell'ambiente nel ciclo dei rifiuti, profilo del nuovo diritto agrario e dell'ambiente, e numerose pubblicazioni in materia sia di diritto ambientale che di diritto appunto agroalimentare. È anche docente di diritto penale ambientale, io infatti l'ho conosciuto nel contesto, diciamo, legato al magistrato Amedeo Postiglione, è un amico di Ecoistituto. Grazie. Ed è docente appunto sia presso le scuole dell'Arma dei Carabinieri che presso diverse università. Ha fatto parte appunto di commissioni nazionali di studio sulle ecomafie, sulle questioni ambientali, e attualmente presiede appunto l'Osservatorio Ambientale presso il Ministero della Transizione Ecologica. Quindi io a questo punto lascerei, ringraziando i nostri relatori, la parola a Enrico Fontana. Grazie. Innanzitutto grazie a voi per la disponibilità e per l'invito, ringrazio il Presidente di Ecoistituto, ringrazio Nuccia Montanari, mandate attraverso di me gli auguri di pronta guarigione a Rosa Frammartino. Poi siccome il tempo passa e ci si aggiorna nella vita, sono stato Vicepresidente di Libera, non lo sono Ah, più scusa. ora, visto che siamo registrati, meglio precisare, e del Consorzio Libera Terra Mediterraneo invece sono ancora consigliere d'amministrazione.
Questo giusto per essere puntuali e precisi. Allora, io sicuramente tratterò anche alcune questioni che riguardano l'Emilia-Romagna e la Liguria, però cercherò adesso in partenza di condividere con voi, se ci riesco, spero di sì. Partire da una, spero che si vedano le slide che ho, perché diciamo, Sì, se riesce a sono, metterle a schermo intero sarebbe meglio, ma non è un sì, problema, ecco, ne vediamo. le metto in presentazione dall'inizio. Esatto, sì. Perfetto. La presentazione del rapporto Ecomafia 2023, questo è un lavoro che noi facciamo attraverso l'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, di cui fa parte e ci onora del suo contributo anche il generale Giove. Tra l'altro credo che siano anche in questo caso almeno 30 anni che ci si conosce col generale Giove, perché abbiamo iniziato la nostra collaborazione quando lavorava al Corpo Forestale dello Stato, in particolare con l'allora pretore di Matera. Amico Nicola Maria Pace, che nei nostri cuori, e per le indagini che già faceva allora su diverse questioni legate ai traffici illegali di rifiuti e non solo. I numeri che vi darò in sintesi li trovate sul sito noecomafia.legambiente.it, dove si può scendere di dettaglio, quindi arrivare fino ai dati che vengono da dove, fonti ufficiali. Forze dell'ordine, tutte. Noi abbiamo iniziato nel 94 con l'arma dei carabinieri e quest'anno faremo proprio il trentennale della presentazione del primo rapporto Ecomafia a dicembre. Poi via via la collaborazione si è estesa allora al Corpo Forestale dello Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, alle Capitanerie di Porto. Quindi noi raccogliamo questi dati che ci vengono forniti ufficialmente da Forze dell'ordine e Capitanerie di Porto, che fotografano il risultato di un impegno nel territorio con tutte le difficoltà che ci sono. I dati sono disponibili, come dicevo, su scala nazionale, regionale e provinciale, quindi si può arrivare a scoprire i dati delle province in Emilia-Romagna, di Reggio Emilia, di Genova nel corso degli anni, e per filiere di attività. Per rendere questi numeri leggibili, interpretabili, noi abbiamo elaborato dei cicli illegali, chiamiamoli così, dove raggruppiamo una serie di reati che vengono contestati. Si accennava al ciclo illegale del cemento, che va dalle attività estrattive abusive all'abusivismo edilizio, ai reati in materia di urbanistica e alle violazioni di norme nella realizzazione di appalti pubblici, il ciclo illegale dei rifiuti, che va dalle discariche abusive all'attività organizzata di traffico illecito, a tutto ciò che viene sanzionato in materia di gestione abusiva di rifiuti, i reati contro gli animali, non soltanto contro la fauna in generale. Di nuovo, sicuramente reati contro la fauna, ma anche reati legati alla polizia veterinaria, i reati contro gli animali d'affezione, i traffici di animali. Monitoriamo gli incendi boschivi, dolosi e colposi, sempre sulla base dei numeri che ci vengono forniti dalle forze dell'ordine, e abbiamo poi una finestra di attenzione sull'aggressione sia al patrimonio culturale del nostro paese, sia all'aggressione alle filiere agroalimentari. Il patrimonio culturale rientra nell'ampia casistica dei reati contro l'ambiente, e i reati contro il patrimonio agroalimentare invece li consideriamo, li trattiamo a parte. Alcuni numeri li accennava già la dottoressa Montanari, io ve li riassumo. Abbiamo detto 30.686 reati contro l'ambiente accertati nel 2022. Il prossimo rapporto Ecomafia con i dati 2023 lo presenteremo a luglio. In lieve crescita rispetto al 2021, stiamo parlando di 84 reati al giorno, 3,5 ogni ora. Sono quasi tutti reati di impresa. Questi reati non fanno riferimento ai comportamenti disdicevoli delle singole persone, che pure ci sono, ecco, l'abbandono dei rifiuti, no? Che peraltro è diventato reato soltanto dallo scorso mese d'ottobre, prima era sanzionato dal punto di vista amministrativo. Sono quasi tutti reati riconducibili a inchieste che hanno riguardato violazioni in materia ambientale o dei veri e propri delitti, come quelli previsti dal nostro titolo sesto bis del codice penale, riconducibili alle attività economiche di impresa. Crescono gli illeciti amministrativi, lo vedete nella slide che vi presento, crescono del 13,1% in un anno. Illeciti amministrativi che spesso sono l'unica sanzione a disposizione, ad esempio per quanto riguarda i reati relativi alla pesca illegale, e che non è rientrata neppure nella nuova direttiva comunitaria di cui accennerò alla fine. Sommando illeciti amministrativi e reati, si arriva a sfiorare la soglia, la quota delle 100.000 violazioni
contestate in un anno, circa 100.000 violazioni contestate in un anno di norme poste a tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale di questi reati, la Campania è da sempre in testa a questa classifica. Questo per una serie di ragioni che sono legate anche alle caratteristiche come dire, del tessuto criminale di quel territorio, da sempre così purtroppo, non è solo terra dei fuochi. Il 39,7% dei reati si concentra nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa. Non a caso li definiamo come reati spia, non sono tutti reati di mafia, intendiamoci. Ma sono reati che fanno riferimento, come accennavo prima, a determinate filiere fortemente condizionate dalla presenza criminale e mafiosa, e spesso sono reati che indicano anomalie in cui, da cui emergono, in cui emergono anche presenze strutturali della criminalità organizzata. La mia provincia, Roma, io sono nella sede nazionale degli ambienti in via Salaria, è da 2 anni la prima provincia d'Italia come reati contro l'ambiente. E qui a proposito della Liguria, vedete come nel 2022 la quarta provincia d'Italia per illegalità ambientale è quella di Genova. Questo già vi dà un'idea di come questa tipologia di illeciti sia distribuita e come sono classifiche che variano nel corso degli anni. Ci sia stata un'impennata dei reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto in provincia di Genova, di illegalità ambientale in senso lato. La somma fa riferimento poi agli specifici settori di cui vi ho parlato prima. Noi facciamo un monitoraggio molto attento dell'applicazione della legge 68-2015, anno per anno, la stiamo seguendo con attenzione dal 2015. C'è un monitoraggio che svolge anche il Ministero della Giustizia per quanto accade invece nei tribunali, quindi procedimenti scritti, persone rinviate a giudizio. E sentenze per quanto riguarda i tribunali. È una norma, come sapete, che ha introdotto i delitti contro l'ambiente nel codice penale, tra l'altro anticipando alcune diverse delle previsioni contenute nell'ultima direttiva comunitaria che è stata approvata il 27 febbraio scorso dall'Unione Europea, che ha inasprito in maniera molto severa il quadro sanzionatorio che ora gli Stati membri dovranno adottare per contrastare la criminalità ambientale. Qui ci sono i numeri, non mi soffermo, sono numeri comunque importanti, perché vedete che in un solo anno per i diversi delitti contro l'ambiente previsti nel codice penale sono state denunciate ben 1.289 persone, sono state eseguite 56 ordinanze di custodia cautelare. Il delitto in assoluto più contestato è quello di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti. 268 casi, erano 151 nel 2021, quindi è cresciuto in maniera molto significativa. Inquinamento ambientale, disastro ambientale, complessivamente dal 2015 all'ultimo aggiornamento che noi abbiamo fatto, che è appunto al 31-12-2022, questi diversi reati, quindi inquinamento ambientale, disastro ambientale, attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, soprattutto omessa bonifica, impedimento al controllo, sono stati contestati per oltre 5.000 volte. 5.000 volte. È cresciuto e sta crescendo anche dal 2017 il numero di procedimenti penali in cui l'ISPRA, fatta l'istruttoria, come dire, sollecita il Ministero dell'Ambiente a costituirsi per avviare le procedure previste di risarcimento del danno ambientale. Sono stati 43 nel 2022, qui vedete i numeri. 27 per inquinamento ambientale, 13 per attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e 3 per disastro ambientale. L'ISPRA contribuisce strutturalmente al rapporto ecomafia facendo due cose: l'analisi di tutte le attività svolte dalle agenzie per quanto riguarda le procedure di competenza, e cioè asseverazioni e prescrizioni che le agenzie come dire, emettono sia rispetto a indagini svolte dalle forze dell'ordine che invece attraverso controlli esercitati direttamente dalle stesse agenzie, sempre per quanto riguarda l'applicazione della legge 68-2015, e anche appunto, come vi ho accennato, un'analisi specifica su tutti i procedimenti penali che vengono studiati, analizzati dall'ISPRA per l'intervento del Ministero dell'Ambiente. Qui vedete la suddivisione per tipologie di illeciti.
Quello che è accaduto nel 2022 fa molto riflettere. Siamo arrivati a circa il 40% di reati accertati nel ciclo illegale del cemento. Crescita dell'oltre, diciamo, il 28% rispetto al 2021. E c'è una connessione tra questi numeri e quanto ha scritto l'Istat, grazie alla collaborazione col CRESME, nel rapporto sul BES, il benessere equo e sostenibile, pubblicato relativo al 2022, l'anno è lo stesso. L'Istat scrive in questo rapporto poco conosciuto e poco comunicato, che è fondato sulla base di una serie di indicatori, tra cui l'abusivismo edilizio, che per la prima volta dal 2004, nel 2022, l'abusivismo edilizio in Italia è cresciuto di oltre il 9%. Afferma sempre l'Istat che, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, il fenomeno è insostenibile e che per ogni 100 case costruite legalmente nelle regioni del Mezzogiorno se ne costruiscono 42,1 illegali, cioè un terzo della produzione edilizia del Mezzogiorno d'Italia più o meno è abusivo, illegale. Aggiunge ancora l'Istat che questo è un fenomeno strutturale, lo sappiamo bene nel nostro paese, al punto da potersi ipotizzare che ci sia una componente dello stesso sistema economico-imprenditoriale di un mercato così delicato come quello dell'edilizia che sia strutturalmente vocata all'illegalità. Seguono i reati contro la fauna e gli animali in genere, che sono stati anche questi in crescita nel 2022, il ciclo illegale dei rifiuti, gli incendi e l'archeomafia. Qui i numeri del cemento illegale, vado veloce, vi ho già detto una crescita del 28,7%, mi correggo, nel 2022, sono cresciute le persone denunciate, le ordinanze di custodia cautelare, i sequestri sono quasi triplicati in un anno. Il 40% di questi reati avviene nelle regioni della tradizionale presenza mafiosa e noi abbiamo stimato un fatturato potenziale dell'abusivismo edilizio da 1,8 a 2 miliardi di euro. Qui vedete i dati dell'Istat che già vi ho descritto e su cui non torno, che dovrebbero far riflettere molto. Io aggiungo che sono tutti reati che poi hanno anche forti impatti dal punto di vista ambientale, perché stiamo parlando, ripeto, di attività estrattive abusive. L'abusivismo edilizio ha impatti sul territorio, come voi mi insegnate, stiamo parlando di nuovi immobili abusivi. Moltiplicano fenomeni di dissesto idrogeologico e quant'altro. Il secondo settore è quello degli animali, anche questo, come vi accennavo, in crescita, sia come numero di reati che come persone denunciate. Abbiamo la Sicilia in testa a questa classifica, seguita dal Lazio e dalla Puglia, e qui vedete appunto le diverse province interessate. Genova, come vedete, è cresciuta in un anno i reati legati al ciclo, diciamo, al racket degli animali, che riguardano in particolare a Genova, ovviamente il settore della pesca, sono cresciuti del 113% in un anno, facendo passare questa provincia dalla quarta alla terza posizione. Un passaggio che voglio sottolineare subito: purtroppo non abbiamo ancora nel codice penale i delitti contro gli animali e quindi questi numeri sono ampiamente sottodimensionati rispetto alla gravità dei fenomeni. Cioè, i fenomeni criminali su queste filiere, come dimostrano anche alcune indagini, sono sicuramente più gravi dei numeri che state vedendo. Molto sfugge, soprattutto per quanto riguarda la pesca illegale. E nonostante sia stata certificata dalla Corte dei Conti europei come una delle attività illegali più pericolose per la tutela della biodiversità e del patrimonio ittico a livello europeo, nonostante questo, neppure nella pur meritoria direttiva approvata il 27 febbraio scorso, sono stati introdotti delitti specifici relativi alla pesca illegale. Rimane un buco nero. I rifiuti, vi ho già detto, dell'incremento molto significativo che hanno avuto le inchieste per attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, non passa giorno che non ci siano inchieste di questa natura. L'ultima clamorosa, l'operazione Scirocco, ha visto, fatta dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro 2 giorni fa, ha visto convergere due tipologie di delitti: il delitto di inquinamento ambientale legato alla mala depurazione e il delitto di traffico illegale di rifiuti, perché sono state smaltite illegalmente oltre 2.000 tonnellate di fanghi.
finite nei terreni e in mare. Aggiungiamoci anche i reati economici che sono stati contestati perché questa società che è finita sotto inchiesta acquisiva il controllo degli appalti con ribassi d'asta di oltre il 58, di oltre il 50%. Vedete che la incidenza dei reati nel ciclo dei rifiuti nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa è più alta di quella generale. Se siamo al 39,8% per l'illegalità ambientale in generale, guardando ai rifiuti si arriva al 44,7% di reati, quindi cresce l'incidenza. Ma detto questo, è da segnalare il terzo posto del Lazio, il quarto della Lombardia, che superano Calabria e Sicilia. Noi siamo riusciti a censire tra 2022 e i primi 4 mesi del 2023, lo vedete, 41 inchieste per attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, in cui sono state sequestrate 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti. Sono una colonna di 115 e passa tir da Trapani a Venezia. Vi segnalo anche il fatto che queste attività riguardano ormai qualsiasi tipologia di rifiuto che viene gestito in base alla sua redditività sul mercato. Una delle ultime si chiama Oro Verde, è stata fatta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona in collaborazione con la DDA di Napoli, a proposito delle connessioni, cioè per connessioni emerse di società riconducibili alla camorra, e riguarda gli oli esausti. Gli oli da cucina esausti, che diventano appetibili perché dovrebbero servire a far crescere il mercato dei biocombustibili, sono pure incentivati per farlo e quindi diventano oggetto di traffici illegali e di lavorazioni illegali, tra l'altro. Questi sono i dati relativi ai volumi, ma anche alle rotte dei traffici illegali. Anche questi sono dati che dovrebbero far riflettere. Io li accenno rapidissimamente, perché già sto andando troppo lungo, non voglio rubare troppo tempo, ma penso che sia utile sottolinearli. Come vedete, noi stiamo monitorando queste inchieste dal 2022, dal 2002, scusate, da quando subito dopo la prima applicazione del delitto, allora il 53 bis della legge Ronchi, introdotto nel 2001. Abbiamo censito 582 inchieste, con 3.195 ordinanze di custodia cautelare, oltre 10.000 persone denunciate, 1.632 aziende coinvolte e 60 milioni di tonnellate di rifiuti sequestrati. Tenete conto che anche questo è un dato sottostimato, perché non abbiamo il numero dei sequestri fatti in tutte le inchieste. Fa una tonnellata a testa più o meno. In cima vedete rottami, metalli in genere 40%. La seconda categoria è proprio quella dei fanghi di depurazione contaminati, con il 35%. È una dimensione questa dei traffici illegali di rifiuti che è transnazionale. Sono 51 gli stati esteri coinvolti in queste inchieste. Noi abbiamo anche in Europa, in Africa, in Asia, abbiamo anche chiesto al Comando Carabinieri per la tutela ambientale un contributo specifico. La sezione analisi ha scritto un capitolo del rapporto con Mafia 2023 e ci ha raccontato come siano state individuate due rotte principali, qui le vedete esplicitate, verso l'Africa in particolare per i RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, i rifiuti pericolosi in genere, verso l'Est Europa in maniera molto pesante per quanto riguarda la plastica e i rifiuti pericolosi. Interessante anche il contributo dell'Agenzia delle Dogane, sempre sui traffici transnazionali. Vedete che qui è aumentata in maniera significativa l'attività di traffico illecito dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche con destinazione sia a paesi asiatici che paesi africani interessati da fenomeni di destabilizzazione. Il 2022 è stato un anno, per fortuna, meno grave del 2021 per quanto riguarda gli incendi boschivi. Vedete i numeri, non mi soffermo, è soltanto per dirvi che questi fenomeni riguardano in particolare, colpiscono in particolare, ahimè, siti Natura 2000, Calabria, Sicilia, le regioni più colpite, per quanto riguarda i danni ambientali prodotti al patrimonio del nostro paese. L'approvazione dei delitti introdotti nel codice penale contro l'aggressione al patrimonio culturale ha fatto scattare, aumentare immediatamente gli arresti in flagranza e la contestazione dei casi in cui questi traffici di
di saccheggio del nostro patrimonio culturale è organizzato da vere e proprie associazioni a delinquere. Questo è l'altro elemento che sta emergendo grazie a queste attività di inchiesta. Accennavo alle filiere dell'agroalimentare, anche qui vedete che monitoriamo, grazie ai dati che ci vengono forniti, il numero di reati, degli illeciti amministrativi, delle persone denunciate. Vi accennavo durante la presentazione al deficit che c'è di repressione e controllo sulla pesca illegale, che le cose non vadano come devono andare, dimostrato dal fatto che quando si arriva in fondo alla filiera, e cioè al prodotto, il maggior numero di sanzioni, addirittura in crescita del 38%, riguarda i prodotti ittici che arrivano sui mercati. Questo per dare un'idea delle dimensioni che hanno questi fenomeni. Cresce, come vedete, il caporalato sulla base dei numeri accertati. Addirittura vedete una crescita del 93% di persone arrestate, del 114% di persone denunciate. E abbiamo segnalato anche, grazie alla collaborazione del sociologo Marco Mizzolo, casi di sfruttamento di minori, in particolare in provincia di Latina. Le proposte per arrivare alle conclusioni in 2 minuti. La prima, la vedete, noi chiedevamo l'approvazione della nuova direttiva europea in materia di tutela penale e abbiamo dato il nostro contributo. Non ce ne possiamo certo attribuire tutta la paternità, ma insomma vi garantisco che abbiamo dato un contributo non banale, anche in termini di proposte emendative. Questa direttiva è stata approvata il 27 febbraio scorso. Per farvi capire di che stiamo parlando, perché mi ruberebbe troppo tempo e magari può essere oggetto di domande e di approfondimenti, intanto è raddoppiato il numero di reati introdotti dalla direttiva comunitaria, dai 9 del 2008 ai 18 della nuova direttiva. Ci sono nuovi reati che vanno dalla captazione illegale di acque superficiali e di falda, al commercio di flora e di fauna protetta, alle attività di commercio illegale di prodotti che vengono da deforestazioni e quant'altro, con sanzioni anche pesanti. Viene molto dettagliata tutta la tipologia di inquinamenti, di forme di inquinamento ambientale che l'Europa chiede agli Stati membri di sanzionare, dai prodotti agli impianti. Sono previsti provvedimenti di confisca delle imprese coinvolte, ci sono sanzioni molto pesanti, che vanno da 24 a oltre 40 milioni di euro, e c'è uno spazio molto interessante da sviluppare, che ogni Stato membro sarà chiamato a sviluppare, che riguarda l'informazione, la formazione, la cooperazione internazionale e quant'altro. Non c'è paragone rispetto alla direttiva del 2008. Dicevo, l'Italia per fortuna si è già portata avanti e quindi dovremmo fare un'operazione chirurgica di recepimento. Segnalo a titolo di cronaca che contro la direttiva hanno votato i gruppi al Parlamento europeo di Fratelli d'Italia e della Lega. E questo, diciamo, lo segnalo così a titolo di cronaca per condividere una riflessione. Stiamo chiedendo con forza una revisione del codice degli appalti, perché emerge con grande chiarezza quanto stia accadendo nel nostro paese. A proposito di Emilia Romagna, mi sono scordato di dirvelo, ma l'Emilia Romagna ha fatto nel 2022 un balzo in avanti per quanto riguarda i reati ambientali, passando dal 12° all'8° posto. È cresciuta molto. E se guardiamo all'interdittiva antimafia, la seconda provincia d'Italia dopo Napoli per interdittiva antimafia è stata quella di Reggio Emilia. E queste interdittive hanno riguardato spesso società impegnate in particolare nelle filiere che vi ho accennato prima, dal cemento ai rifiuti. La terza proposta è quella di sottrarre i reati ambientali alla tagliola dell'improcedibilità. La quarta, mi permetto di prendere un po' di tempo su queste tre proposte. Sulla quarta dobbiamo segnalarvi una sconfitta, ma non nostra, degli agricoltori italiani. Il DDL contro le agromafie e l'agropirateria è stato approvato dal governo di allora nell'anno di grazia 2020. È stato ripresentato dalla maggioranza e dall'opposizione in questa legislatura e si è inabissato. Fa specie dopo le proteste sulla tutela dei prodotti del Made in Italy, sacrosanta di tanti agricoltori, scoprire che il disegno di legge che li dovrebbe garantire anche nei confronti dell'agropirateria e dell'Italian Sounding è
è stato di fatto cancellato dall'agenda politica del nostro paese. Noi torneremo a chiederlo con forza. Dei crimini contro la fauna e gli animali, vi ho già detto, c'è un disegno di legge in discussione alla Commissione Giustizia della Camera, speriamo che venga approvato quanto prima, e noi siamo impegnati per rafforzare le norme che sono a contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio a partire dal ruolo delle prefetture nelle ordinanze di demolizione. Non c'è ancora purtroppo adottato il sistema di decreti attuativi della direttiva che ha introdotto nel nostro paese il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Questo rappresenta un limite per l'azione delle agenzie per la protezione dell'ambiente. Chiediamo l'invarianza dei costi per la spesa pubblica per quanto riguarda la legge 68-2015 e quella che ha istituito il Sistema Nazionale. In questo avremo un elemento di sostegno anche dalla nuova direttiva comunitaria che impegna gli Stati membri, una volta che l'adottano, a aumentare le risorse da destinare alle attività di contrasto dei fenomeni di criminalità ambientale. È scritto con molta chiarezza che vanno garantite maggiori risorse, soprattutto alle forze dell'ordine e all'autorità di controllo. Chiediamo l'inasprimento del delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, anche in questo caso. La direttiva comunitaria aiuta perché per questo delitto prevede sanzioni che possono essere più alte dal punto di vista della pena massima. Per adesso si ferma appunto, è abbastanza bassa, noi chiediamo che venga alzata da 3 a 8 anni. E infine l'ultima cosa, e mi taccio, dove c'è per fortuna un risultato raggiunto, l'accesso gratuito alla giustizia da parte delle associazioni come Lega Ambiente e non solo, qui vi devo segnalare che all'articolo 15 di questa direttiva comunitaria è previsto che gli stati membri debbano facilitare, rendere più semplice e facilitare la costituzione delle associazioni nei procedimenti penali, ad esempio in qualità di parte civile. Quindi riguarda sia le persone colpite che le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, dispongano di adeguati diritti procedurali nei procedimenti riguardanti tali reati. Quindi ci siamo impegnati perché questa finestra si apra a livello europeo e con questa piccola buona notizia concludo la mia presentazione. Grazie. Grazie, grazie Enrico. Enrico Fontana, molto interessante e penso che dopo ci saranno sicuramente, diciamo, domande e interventi. Io passerei subito la parola a questo punto al generale Pino Giove. La voce. Si devi attivare il microfono, Pino. Buon pomeriggio a tutti, buonasera, saluto Enrico perché abbiamo condiviso grandi battaglie. Io ricordo nel 97 quando con la famosa commissione Ronchi, presieduta da, lo posso dire, un grande ministro, un bravo ministro, cominciamo a discutere dei diritti ambientali che poi ci hanno messo un bel po' per essere approvati dal Parlamento. Siamo arrivati nel 2015. Peraltro, Enrico lo sa, sono un po' non critico, ma sono convinto che occorre un po' rivedere alcune cose di questi diritti ambientali perché ora non facciamo un convegno giuridico, perché sull'ambiente costruire i diritti sul danno e non solo sul pericolo costituisce dei grossi problemi ai fini poi delle sentenze di condanna. E quindi, proprio perché lo abbiamo visto sulla nostra pelle, credo che occorra fare delle riflessioni, fermo restando che la 68 del 2015 rimane una grande legge di riferimento. Intanto saluto Rosa, che starà a casa sperando che Rosa Framasino stia bene. Saluto anche Martina Manfroni, che si è insediata, sta qui, è la comandante della stazione dei Carabinieri Forestali di Bologna e che voleva partecipare, ha partecipato, ci ha dato questo piacere della partecipazione. Boh, ha fatto un
così con l'osservatorio, ha fatto veramente una disamina veramente buona, perché la statistica è importante ai fini di capire quello che sta succedendo. E quindi io credo che sia importante il coinvolgimento di tutti perché si possa andare avanti. Specialmente dopo che finalmente, dopo tanti anni, adesso sono passati da poco 2 anni, finalmente abbiamo visto un Parlamento che ha approvato la riforma costituzionale, perché prima si proteggeva quello che era bello, ma non si proteggeva quello che era utile, tranne alcuni, e Pinuccia se ne sa qualche cosa perché ha avuto un magistrato di riferimento esemplare con cui ha lavorato. È stata la magistratura a cercare di capire che a far capire che dobbiamo inserire il concetto di ambiente nella Costituzione. C'è stata una modifica al titolo quinto alcuni anni fa, però più che modificare l'assetto normativo, si è modificato l'assetto esecutivo su chi fa cosa. Tant'è vero che ci sono dei contenziosi ancora in corso tra regioni e Stato. Io faccio parte dell'Osservatorio Anticrimine Ambientale dell'Arma dei Carabinieri, presieduto dal dottor Amore, che è un magistrato applicato alla Corte Costituzionale, e che insomma si lamenta un po' di diciamo, questi conflitti di competenze, perché quando si scrivono le norme, e la norma si scrive che lo Stato tutela l'ambiente e la Regione invece tutela la valorizzazione e il miglioramento delle risorse ambientali, insomma su chi fa cosa ci sono delle discussioni, e questo spesso devia da quelle che sono le tematiche. Quindi però finalmente adesso, 2 anni fa, nel 2022, a febbraio del 2022, è stato cambiato l'articolo 9, è stato modificato nel senso che la Repubblica tutela l'ambiente, e con due concetti stupendi, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, perché noi dobbiamo pensare ai nostri figli, ai nostri nipoti. E poi sugli animali ha detto che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, che in qualche maniera, quindi, sono comunque entrati nei principi cardine costituzionali. Un altro elemento fondamentale è stato espresso dall'articolo 41, quando l'articolo è stato cambiato nella misura in cui ha definito le attività economiche giuste che ci sono, che devono essere non solo, non devono soltanto tutelare la sicurezza, la libertà e la dignità umana, ma devono recare danno alla salute e all'ambiente. E Enrico ci ha fatto una disamina di tutto quello che purtroppo queste cose succedono, quando dice che il crimine ambientale è un crimine basato soprattutto su attività di imprese, che purtroppo hanno dei profitti molto alti, tenendo conto che fino a un certo periodo di tempo si avvalevano, adesso si avvalgono ancora un po' in maniera minore, del dettato costituzionale secondo cui societas delinquere non potest, e pertanto facevano delle società che rispondevano solo per i loro capitali, mentre i soci effettivi andavano a spendere, a investire i capitali altrove. E parlavamo delle bonifiche, il problema delle discariche è veramente un problema drammatico. Voi pensate che all'inizio, fino a che il commissario, non più nominato un commissario straordinario, noi pagavamo solo di sanzione all'Unione Europea 42 milioni e 800 mila euro ogni 6 mesi. Quindi era una cosa assurda, e non la pagava chi aveva commesso il crimine ambientale, ma lo pagava il cittadino, perché nel frattempo si era attivata una procedura fallimentare, e mentre il cittadino andava in giro con la Porsche, il povero cittadino, mentre chi aveva commesso il reato andava in giro con la Porsche, il povero cittadino doveva pagare per lo schifo che aveva provocato. Faccio un esempio abbastanza normale, per esempio San Giovanni in Persiceto è uno di quegli elementi di punta che ho toccato con mano e su cui abbiamo visto tutto questo. Degli esiti processuali che sono un po', diciamo, a volte discutibili, perché c'è un problema tra verità materiale e verità processuale, connessa anche al formalismo processuale, che però a volte prende avvio da una serie di
valutazioni che devono essere fatte, per esempio il rapporto tra leggi speciali e leggi ordinarie, tra il testo unico ambientale e fertilizzanti, ma io non entro nel merito perché non è un incontro giuridico questo, però per riferirmi a quello che diceva anche sullo sfruttamento di manodopera di cui parlava Enrico, io e per collegare l'Emilia-Romagna alla Liguria, noi già dal 2000, nel 2010 abbiamo fatto alcune operazioni, nel 2010, alcune operazioni sui RAEE, sui rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche, peraltro in cui c'è stata un grande movimento di parti di veicoli, di frigoriferi, climatizzatori che avevano destinazioni varie, Nigeria, Congo, Burkina Faso, e utilizzavano il porto di Genova a riguardo. Poi queste operazioni sono continuate, tant'è che adesso vi riporto l'ultima che è stata fatta il mese scorso, un mese e mezzo fa, con la quale, per esempio, questo veniva da Genova, cioè scusate, questo venivano dal Veneto nel 2024, quindi siamo quest'anno, praticamente continua questo enorme flusso. E poi ci sono state altre operazioni che abbiamo fatto nel 2016, nel 2017. Il problema che più mi preoccupa su questo è purtroppo l'impiego di manodopera di extracomunitari. Io su questo mi sono confrontato tempo fa con un magistrato che ha seguito queste dinamiche anche all'estero, e la cosa che più mi spaventa è questo, qui l'ingegner Tortello, il professor Tortello mi può dare una mano, è purtroppo lo sfruttamento della manodopera minorile nei paesi africani. Perché i RAE contengono sicuramente materiali molto nobili, l'iridio, lo iodio, il palladio, l'oro, l'argento, l'alluminio, che vengono recuperati utilizzando bambini in Africa che fanno gli schiavi. E poi utilizzano la combustione, quindi inquinano l'ambiente, inquinano loro stessi. E producono gas tossici, producono di tutto. Questo perché ricavano, diciamo, qui materiali che sono importanti, che sono ancora più importanti, specialmente ora che stiamo in una transizione ecologica che vede, insomma, l'elettrico come parte fondamentale. E quindi su questo dobbiamo fare un'azione di grande didattica. Perché vedere questi poveri bambini che già non possono mangiare, che stanno lì in Africa, e vedere, io ho anche dei video su questa cosa qua, e quando li ho visti mi sono commosso, e vedere che ci sono degli spregiudicati che vengono qui ben sapendo che venendo in Italia comunque non devono avvelenare i loro stessi nipoti, i loro stessi figli, un po' mi fa star male. Però è chiaro che la conduzione è sempre una conduzione nazionale, la conduzione delle nostre associazioni mafiose, delle nostre associazioni delinquenziali. E quando parlo del processo Emilia, ne ha parlato anche Enrico, cioè il processo Emilia è emblematico di tutto quello che è successo, no? Voi pensate, quando parliamo di traffico di rifiuti, noi abbiamo seguito una parte del processo Emilia, e utilizzare l'amianto per i sottofondi stradali è veramente qualcosa di brutto. E quindi dobbiamo fare veramente un'azione di dissuasione, perché anche chi delinque deve capire che ha figli, chi ha nipoti, e che o chi fertilizza con delle cose assolutamente abnormi. Per esempio, quando abbiamo parlato di fertilizzanti, voi pensate che su quei fertilizzanti abbiamo trovato i cosiddetti fertilizzanti, che fertilizzanti non erano, idrocarburi più di 14 volte superiore al previsto, fenoli più di 11 volte e multifenoli 6.000 volte maggiori di quanto consentito. E mi insegnavano i consulenti medici che sono venuti a darci una mano, mi hanno detto che sono sostanze pericolose, mutagene, cancerogene, tossiche, insomma. E poi vedere, e chiudo, sentire le intercettazioni che abbiamo fatto, e sentire che un signore che fa queste cose a telefono dice cose da brividi, dice chissà il bambino che mangia la pannocchia di mais cresciute sui fanghi come sarà, sono consapevolmente un delinquente. E questo è il messaggio che dobbiamo dare
tutti i ragazzi degli istituti che vedranno questa trasmissione per dire: ragazzi, il vostro futuro dipende da voi, dalla coscienza che voi dovete mettere nei confronti di tutti, perché soltanto così possiamo dire stop, perché le norme servono, però le norme senza una coscienza civica, senza un'attività di preventiva, la repressione serve a poco o a non molto. Quindi questo è il messaggio, l'augurio che faccio. Bene, grazie. Direi che insomma, se ci sono ovviamente domande o riflessioni, perché abbiamo anche con noi il chimico Federico Valerio che diciamo, ha una grossa competenza proprio anche dal punto di vista degli effetti, ecco, di queste sostanze, perché diciamo che da un lato le riflessioni, adesso ne faccio io due veloci, ma da un lato le riflessioni di Enrico Fontana ci, diciamo, ci spaventano proprio per questo incremento, scusate il mio cane, e ci spaventano, però nello stesso tempo diciamo che ci confortano anche perché comunque almeno c'è qualcuno che sta facendo un'indagine ecco, molto puntuale e io penso che noi dovremmo andare proprio a individuare quali sono gli elementi. Ma le riflessioni del generale Giove sono, diciamo, molto importanti perché effettivamente non conosciamo nulla, cioè anche le cose che mangiamo non sappiamo appunto se sono, noi che viviamo magari in queste zone, se sono contaminate o no. Insomma, questa è una cosa che secondo me è molto grave. Quindi c'è il problema della trasparenza che volevo porre come si può risolvere, il ruolo fondamentale dei cittadini, il ruolo della politica e poi questa dimensione dell'alimentazione, perché i rifiuti sanitari hanno un effetto ed è parlare oggi ancora di questi argomenti quando ci sono ancora questi problemi da risolvere, cioè che ancora i siti non sono stati individuati, cioè è una cosa pazzesca, credo. Ecco. Mi fermo qui, vedo che c'è la mano alzata di Enzo, quindi a te la parola. Ah, sono riuscito. Volevo, vabbè, sarebbe molto interessante parlare dei rifiuti delle centrali nucleari, ma mi sembra che sarebbe un argomento molto, molto vasto. Comunque, se volete fare qualche cenno, invece volevo chiedere una cosa che può essere considerata di nicchia, essendo qua a Genova. Non ho mai capito bene, e vi chiedo se avete avuto occasione di occuparvene, dei fanghi di risulta degli scrubber, delle navi che vengono utilizzate appunto, e sulle ditte che eventualmente le debbano trattare. Perché qui è un problema estremamente oscuro, quindi quello degli scrubber in circuito chiuso. Finché si sono a largo, buttano purtroppo in mare, ma quando sono in porto, almeno quelli con lo scrubber in circuito chiuso, gli altri non dovrebbero funzionare, dovrebbero dare appunto a far trattare questi fanghi. Io non sono mai riuscito a capire se viene fatto realmente o meno. E poi un'altra domanda che era quello, non ho capito appieno il discorso dell'accesso gratuito alla giustizia per le associazioni del terzo settore. È una cosa che mi incuriosisce molto. Grazie. Pinuccia, hai il C'è anche microfono? Federico Valerio, sì. Vedo che ha alzato la mano, direi di mettere insieme tutte le domande. Hai Io? girato? Vai Federico. Posso? Sì. Mi sentite, scusate? Sì. Ecco, no, perché a me sembrava, beh, il tema è veramente grave e grande, quindi è da capire, diciamo, le immagini che ci ha mostrato il generale sono veramente impressionanti, ma sono anche note, non è una novità, ed è questa la cosa più tragica, se vogliamo. Io volevo solo accennare a questo fatto, per quanto riguarda i RAE. Il problema è che questi materiali hanno valore, quindi il problema è che dobbiamo attrezzarci noi nel nostro paese
con come dire, centri per il recupero di questi metalli preziosi o comunque rari o comunque utili, in modo assolutamente, come dire, con impatto trascurabile o nullo, cosa peraltro possibile perché le tecniche ci sono. Quindi il problema, secondo me, per quanto riguarda questa frazione di scarti, è che nel nostro paese, perché non è il caso di andarli a esportare, questa è una storia vecchia, questo dice le navi dei veleni, l'abbiamo anche seguiti, l'ho seguiti anche io personalmente qui a Genova, è una cosa veramente, diciamo, obbrobriosa che non deve avvenire. Ecco, mentre invece, dicevo, per i RAE, una soluzione è proprio quella, dato che il valore intrinseco c'è, questo valore tenerlo qui da noi con impianti che recuperano questi metalli, come dire, possono anche in qualche modo ricompensare chi li produce, perché questo è anche, quindi questo è il tema secondo me importante. Per quanto riguarda i fanghi contaminati o comunque la contaminazione è l'altro tema. Che quindi la filiera dal produttore alla destinazione finale deve essere assolutamente controllata. Con i mezzi che abbiamo oggi di controllo dei flussi di informazione, non si riesce proprio a capire come sia possibile che sfugga, come dire, un prodotto pericoloso e non si sappia che fine abbia fatto. Questa è l'altro tema che poi è emerso, è che tipo di controlli si fanno anche così casuali sull'alimentazione. I controlli ci sono, ma indubbiamente bisognerebbe intensificarli, perché poi identificare la presenza di sostanze nocive nei cibi, come peraltro anche nello stesso fango, sono cose tecnicamente assolutamente alla portata di qualunque laboratorio ARPA, non c'è nessun tipo di problema che io possa vedere. Il problema è che questi controlli devono essere fatti. La cosa più grave è, come dire, che ci sia delle persone che ci speculino sopra. Non? È proprio una cosa, ecco, su quello che bisogna in qualche modo indagare e reprimere. Insomma, non so, certi ragazzini che imbrattano in modo peraltro non pericoloso una tela di un autore, il problema sono questa gente qui, insomma, che stanno facendo dei guai enormi. Ovviamente per quanto riguarda i rifiuti radioattivi c'è il problema di fondo, che poi è lo stesso, non esistono centri ufficiali dove poter stoccare in sicurezza con tutti i controlli questi materiali. E questo è l'altro problema che abbiamo sicuramente. E prima di imbarcarci nell'avventura di andare a riaprire nuove centrali, questo problema deve essere risolto in modo assoluto. Cioè, è una servitù, non c'è dubbio, ma visto che abbiamo come paese utilizzato e goduto di queste fonti di energia o comunque di questi medicamenti, perché poi vi stiamo parlando anche di materiali radioattivi usati a scopo medicale, noi dobbiamo sicuramente come paese che ci diciamo avanzato trovare una soluzione che garantisca a tutti. Questo è il problema di fondo. Ho finito. Bene, io direi che potete iniziare a rispondere come volete voi. Non so se prima Enrico, poi il generale o come volete. Sì, posso io rapidamente su alcune questioni, poi prima approfondire su altre. Allora, per quanto riguarda i fanghi di dragaggio, è stata aperta un'indagine per ora senza persone iscritte nel registro degli indagati, secondo le ultime notizie che ho visto, a settembre scorso dalla Procura di Genova per i fanghi di dragaggio scaricati in mare. 700.000 metri cubi di fanghi inquinanti che invece di essere gestiti come andrebbero gestiti, la denuncia è oggetto di indagini, sono stati smaltiti in mare. Quindi c'è anche lì una questione che è legata alla filiera delle attività di gestione di questi scarti, rifiuti, fanghi e quant'altro, che è caratterizzata purtroppo da fenomeni di illegalità che hanno sempre la stessa motivazione. La motivazione è sempre una, l'abbattimento dei costi di gestione, non è che c'è altro dietro. Quello che è emerso, ad esempio, nell'ultima indagine che vi accennavo, l'operazione Scirocco in Calabria, è pazzesco. Cioè, questi vincevano le gare con oltre il 50%, no, di ribasso d'asta ed erano strutturalmente non in grado di gestire questo tipo di impianti.
avevano un impianto di trattamento dei fanghi che non era in grado di gestire i fanghi, tant'è che ne hanno scaricate 2000 tonnellate direttamente nei terreni limitrofi in mare. C'è un problema serio, per venire a una delle questioni sollevate da Federico Valerio, che io ho sottolineato nel mio intervento, che riguarda i decreti attuativi del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, che sono fondamentali per garantire alle ARPA di essere pienamente operative attraverso gli ispettori, attraverso le attività di controllo, attraverso l'utilizzo delle risorse che derivano dalle loro stesse attività sanzionatorie. Per cui è stata fatta la norma che in teoria dovrebbe prevedere che queste risorse vadano nei bilanci delle agenzie regionali affinché siano potenziate le strutture, le apparecchiature di controllo, l'impiego del personale e quant'altro, ma manca l'ultimo anello, per cui non c'è il decreto che consente che questo trasferimento di risorse avvenga davvero. Questo è un problema molto serio. In Italia cambia la qualità dei sistemi di controlli ambientali a seconda della regione in cui operi. Non c'è nessuna garanzia di equità nell'approccio. Quindi, se sei sfortunato e operi in una regione dove c'è un'agenzia che è in grado di fare controlli ambientali, ti becchi i controlli. Se sei, parlo degli imprenditori ovviamente che tendono a delinquere, se sei fortunato e sei in una regione dove l'agenzia non è in grado di farlo, la passi liscia. Anche perché l'attività di controllo delle forze di polizia, delle forze dell'ordine c'è. Cioè, noi abbiamo anche i numeri dei controlli ambientali che fanno tutte. Siamo oltre 1,5 milioni di controlli l'anno, quindi non stiamo parlando di piccoli numeri. Ma sono controlli che hanno bisogno anche questi di supporto scientifico, di assistenza, di attrezzature. Non devono essere soltanto controlli cartacei, devono essere controlli sostanziali. Ma noi non possiamo lasciare che tutto questo cada nella esclusiva responsabilità delle forze dell'ordine e della magistratura. C'è un passaggio delle cose che ha detto Pino rivolto ai giovani a cui verrà destinato questo video, su cui siamo non d'accordo di più, cioè ognuno di noi deve fare la propria parte fino in fondo. E qui vengo alla seconda questione, che è quella dell'accesso alla giustizia. In Italia, per le associazioni riconosciute, è possibile costituirsi parte civile nei procedimenti per mafia senza sostenere gli oneri che ne derivano. Questo serve a garantire l'accesso alla giustizia. Così non è per quanto riguarda i reati, i delitti di criminalità ambientale. Quello che noi stiamo chiedendo, vista la rilevanza di questi delitti, la rilevanza costituzionale del bene tutelato, è che questi costi tecnici, pratici, che spesso diventano disincentivanti l'azione che noi possiamo fare di costituzione di parte civile, siano rimossi. Quello che abbiamo chiesto all'Europa è di approvare, ci siamo riusciti, di inserire nella direttiva comunitaria un emendamento in cui si invitano gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per facilitare questo accesso alla giustizia. Questo in sintesi è l'obiettivo. Ovviamente per le associazioni riconosciute che hanno questo nel loro statuto e che lo fanno nell'interesse generale. Questo serve ad affiancare l'attività delle forze dell'ordine, della magistratura in maniera più efficace. Per quanto riguarda infine i rifiuti radioattivi, diceva benissimo Valerio, il problema, uno dei problemi che abbiamo in Italia, oggi come oggi probabilmente il problema più rilevante, è che non c'è un deposito nazionale. Noi ci siamo spesi, e l'abbiamo fatto anche coinvolgendo i circoli dei territori interessati dall'individuazione dei siti che hanno le caratteristiche per ospitare questo deposito, perché non ci fosse una reazione NIMBY. E l'abbiamo fatto concretamente. Ci sono aree del nostro paese dove l'unico soggetto che dice beh, potrebbe essere fatto anche da noi è Legambiente, perché i sindaci sono contrari, le popolazioni locali sono contrarie, sono tutti contrari. Non c'è un territorio in Italia adatto a ospitare un sito di interesse nazionale. Poi c'è il paradosso dell'autocandidatura del sindaco di Trino Vercellese, che è dichiarato sito non idoneo. E chi si autocandida? Ovviamente noi a questa scelta siamo rigidamente contrari. C'è una procedura che è stata seguita, questa procedura va rispettata e bisogna scegliere il sito in una delle aree che sono state ritenute idonee per ospitarlo. Per ospitare che tipo di tipologia di rifiuti radioattivi? Tutti i rifiuti radioattivi, tranne quelli ad alta attività che vengono dalle filiere nucleari,
per il quale noi abbiamo detto che, visti i quantitativi in gioco, la soluzione va trovata a livello europeo, dove ci sono paesi che hanno la possibilità di gestire questi rifiuti, che per l'Italia sono quantitativi modesti, in maniera molto più efficace. Fino a quando non avremo un sito di interesse nazionale, sarà sempre più probabile che scene come quelle della Cemerad che avete visto, magari in forme diverse rispetto al passato, si ripetano, soprattutto per l'abbandono delle sorgenti radioattive, che derivano da apparecchiature medicali, elettromedicali, industriali e quant'altro. Questo, torno a dirlo, è un problema appunto di responsabilità. Poi noi, ecco, ci occupiamo con questa attività di ricerca, di analisi e di denuncia, di denunciare i fenomeni criminali. E qui, per condividere anche con l'amico Pino Giove un, come dire, un segnale, un'indicazione che qualcosa si è fatto e si sta facendo, le indagini in cui si riesce ad ascoltare le intercettazioni telefoniche devastanti di cui ha parlato Pino Giove, ma vi garantisco che quelle ascoltate nell'ultima inchiesta in Calabria hanno la stessa caratteristica, si fa per dire, lì non ci sono bambini di mezzo, ma c'è gente che proprio se ne infischia allegramente della qualità dell'ambiente in cui vive. Queste intercettazioni sono possibili perché faticosamente siamo riusciti ad ottenere che venissero introdotti, a partire dall'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, dei delitti ambientali che consentono alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria di indagare. Perché fino al 2015 la stragrande maggioranza di questi reati era di natura contravvenzionale, cioè non consentiva nessun tipo di attività di indagine effettiva, neppure le ordinanze di arresto in caso di flagranza. Non era possibile nulla. Adesso questo è possibile, certo ci sono tutte le fatiche di un sistema giudiziario che conosciamo essere affaticato, per usare un eufemismo, nel nostro paese, che di fronte anche a reati complessi come quelli che citava Pino, e al fatto che debba essere accertato il danno e non ci sia reato di pericolo, ma questo è stato, come Pino sa, un problema legato alle maggioranze parlamentari. Io qui segnalo, l'ho detto sommessamente, senza nessun giudizio politico, ma noi dobbiamo recepire la direttiva comunitaria approvata il 27 febbraio in un paese in cui i due principali partiti di governo hanno votato in Europa contro la direttiva. Quindi, no, dobbiamo anche essere molto vigili per evitare che il recepimento della direttiva possa diventare uno strumento attraverso il quale si stravolge quel poco che abbiamo già ottenuto. Perché noi non siamo sospettosi, per carità, però abituati ad essere prudenti e a seguire con molta attenzione quello che accade nelle aule parlamentari, sì, perché abbiamo trovato infilati in provvedimenti incredibili tentativi di condono edilizio, abbiamo trovato infilati in provvedimenti incredibili tentativi di cancellare alcuni delitti ambientali, quindi il sospetto rimane forte, modifiche, alzamento dei limiti di chi più ne ha più ne metta. Quindi vigileremo con grande attenzione, e poi concludo, perché questo recepimento di questa direttiva comunitaria, che è molto positiva, sia fatto bene senza stravolgere l'impianto che nel frattempo siamo riusciti, almeno quell'impianto, a consolidare. Perché con l'aria che tira, temo che l'orizzonte non sia quello del miglioramento di ciò che abbiamo ottenuto, ma del rischio che venga stravolto quel poco che siamo riusciti ad ottenere. Visto, ripeto, che c'è stato addirittura un voto contrario in Parlamento europeo all'approvazione di questa direttiva. Bene, grazie, veramente grazie. Darei la parola a questo punto al generale Giove per le sue Sì, risposte. grazie. Enzo, sui fanghi molto particolari, le navi, ha già risposto Enrico. Io mi sono occupato di sempre per le navi, ma anche, lo sa benissimo Enrico, adesso abbiamo fatto come osservatorio anche delle valutazioni sui trasporti di alimenti negli stessi contenitori in cui portano grano, insomma. Cioè, una cosa incredibile, perché purtroppo lì ci sono stati dei grossi problemi, e non c'è manco una, come dire, una normativa inadeguata. Basterebbe un intervento da parte dei singoli ministeri per far capire a chi
a chi fa la scia o il provvedimento per trasportare derrate alimentari, che è lo stesso camion che ha portato dei rifiuti che magari in genere non li possono portare, ma che però se li possono portare perché sono rifiuti non pericolosi, eccetera, deve essere sottoposto a un intervento di bonifica. Non si parlano tra di loro e pertanto nell'operazione Grano Sicuro che abbiamo fatto, e mi segnalano i miei che comunque continua perché comunque importiamo grano da un sacco di altre nazioni, purtroppo il problema esiste. E lì però, nonostante l'abbiamo segnalato, non si muove molto, insomma. Non vi dico che cosa ha detto la consulenza per quanto riguarda questa situazione. Quindi, oltre ai controlli, occorre anche che coloro che si interessano, che siano le ASL, ossia l'albo dei gestori rifiuti, ossia le regioni, ossia il Ministero dell'Ambiente, sappiano tra di loro cosa stanno facendo. Questo è importante, perché certe volte vedo una specie di compartimenti stagni di istituzioni che non si parlano, invece dovrebbero parlarsi. Per quanto riguarda i fertilizzanti, che vi devo dire? Avevamo fatto il sequestro su quel video che avete visto, Indovina chi viene a cena, a Fabbrico, dove avevamo trovato idrocarburi in quantità superiore a quello consentito, e quando dal decreto Genova, che quel decreto che fu fatto per il ponte, eccetera, è stato inserito un comma in cui si aumentavano le quantità di idrocarburi possibili da smaltire, cioè nei fanghi, da 50 a 1000 milligrammi su chilogrammo. Cioè all'improvviso aumentavano. Cioè noi stavamo cercando di far capire che dovete diminuire. Mi fu spiegato che c'erano dei problemi economici che dovevano sistemare. Vabbè, io non entro nel mezzo perché sono questioni politiche, non entro assolutamente nel mezzo della politica, però io penso che su queste cose, ecco, non bisogna parlare di politica, ma bisogna parlare dell'essenzialità. Mi dissero, a suo tempo il ministro, c'era anche un ministro, un altro mio carissimo amico, Sergio Costa, mi dissero che avrebbero comunque provveduto a rimettere in gioco tutto questo, superate alcune problematiche che erano problematiche di smaltimento di talune società, pare della Lombardia, che però venivano veicolate in Emilia-Romagna. Però il problema non si è risolto. I RAEE, come diceva giustamente Federico, il problema dei RAEE, però anche Enrico, dal mio stesso parere, il problema è il costo della manodopera, e loro non è che li esportano come RAE, loro lo esportano come, infatti, quando li becchiamo su questi, perché praticamente c'è un alio pro alio, praticamente esportano non come rifiuti, ma li esportano come auto, come frigoriferi, cioè come materie, come oggetti che non appartengono alla caratteristica dei rifiuti, ma lo fanno perché, ripeto, con questi poveri figli che mi fanno una tenerezza incredibile, mi viene da piangere quando vedo quei video che ho visto, questi poveri bambini che non possono manco mangiare in Africa, in Niger, in Burkina Faso, si mettono a fare queste cose, perché poi ci sono delle multinazionali che poi alla fine fanno quello che devono fare. Ma questo è un problema grosso. Voi pensate che il terrorismo internazionale, diciamo come importanza, dà anche un grosso valore alla commercializzazione di specie protette che passano dai corni di rinoceronte, dalle pelli, ed è veramente un qualche cosa che ci fa veramente pensare. Perché pensate, ogni anno muoiono molti Rangers in Africa, tant'è che l'Arma dei Carabinieri manda del personale per poter addestrare i Rangers che lì devono difendere queste grandi cose che noi abbiamo e che appartengono sia sotto il profilo della. Scusate, un altro stavo chiamando al telefono. E che siano animali, che siano piante, e purtroppo questo è diventato un grande traffico internazionale. Per quanto riguarda poi il problema normativo, allora vi faccio un esempio. Alcuni mesi fa, io vi ho detto la storia delle piazzole ecologiche, perché
Peraltro sono appannaggio anche dei comuni, perché oltre che dei, voi sapete che c'è anche una grande quantità di furti di rame sulle ferrovie, e su cui abbiamo fatto una serie di operazioni. Alcuni mesi fa ho visto un patteggiamento che è stato fatto da una procura. Ho avuto qualche perplessità, però, come diceva qualche grande magistrato, il giudice. O come diceva Francesco De Gregori, cercavi giustizia e trovasti la legge. Il problema è questo. Quando parlo di che dobbiamo stare insieme per poter far capire ai politici che devono cercare di fare in modo che non ci siano avvocati di grido che possano poi, in virtù delle svariate norme che abbiamo, porre in discussione tutto, abbiamo fatto un grande passo in avanti. Tacito. Dicevo una cosa importante, corruptissima Repubblica plurima leges. Noi ce ne abbiamo 160-170 mila, la Francia, la Germania e altri stati ce l'hanno 8, 7, 9 mila. Quindi voglio dire, non è. Quindi, ma al di là di questo, dobbiamo anche capire come si fanno le norme. Che cosa vi faccio un esempio così non vi tedio? Perché hanno fatto il patteggiamento. Questi signori avevano delle società che hanno anche incamerato tantissimi soldi. Noi abbiamo sequestrato tutto, abbiamo sequestrato tutto il materiale metallico che avevamo preso nelle piazzole di sosta. Eravamo contenti, si chiamava Operazione Efestus, perché Efestus era il re della metallurgia. Come è andato a finire il procedimento penale? Questo è un patteggiamento. Andata a finire con 20 mesi di reclusione, con pena sospesa, e perché? Almeno l'attività di organizzazione 452 quater deces, l'ex 260 del TUA, è stato riconosciuto, però non gli è stato riconosciuto il 416, l'associazione a delinquere, perché i magistrati hanno ritenuto che l'associazione a delinquere finalizzata al solo traffico di rifiuto non può essere considerata tale, perché il traffico di rifiuti è considerata una norma speciale e quindi non applicabile il 416, e quindi è saltata una sanzione molto forte. Ma è saltata soprattutto, e questo però per un'interpretazione che io non condivido, perché ho detto anche la Cassazione, che ha detto anche cose diverse, non sempre unanimemente, però le ha dette. È saltato il reato di ricettazione 648, cioè praticamente perché chiaramente aveva evidenza lecita, tant'è che avevamo anche contestato la gestione di rifiuti non autorizzata. Ma poiché la ricettazione come reato presupposto ha bisogno del delitto, e mentre la gestione dei rifiuti è un reato contravvenzionale, praticamente dal 648 sono usciti fuori. Quindi abbiamo dovuto, o stiamo, i colleghi stanno tuttora cercando di restituire alcune cose che sono state sequestrate, che sicuramente la cui provenienza non è una provenienza lecita. Allora, qui occorre fare in modo che le norme vengano perfezionate. Ecco perché sono felicissimo io di questa direttiva europea, che sostituisce una direttiva 2008, che intanto inserisce questo reato, che Enrico si inventò l'ecomafia. Non so se lui l'ha suggerito all'Unione Europea, l'ecocidio. Cioè l'ecocidio, che significa praticamente punire ogni condotta che comporta produzione, immissione del mercato, importazione, esportazione, uso, immissione di sostanze che possono danneggiare la salute. E questo in piena coerenza con quello che ho detto prima, cioè un nuovo articolato della Costituzione, articolo 9 e articolo 41, che deve far capire che il profitto non deve essere l'arma vincente per una società giusta. C'è anche Enzo che ha la mano alzata. Prego, Enzo, poi. Sì, volevo fare ancora una domanda al dottor Fontana. Siccome ha fatto riferimento a possibili depositi per scorie nucleari europei, mi sembra che la Francia e la Germania abbiano avuto già dei risultati abbastanza negativi anche loro per delle soluzioni idonee. Attualmente in Finlandia c'è il deposito di Olkiluoto che in qualche modo diciamo, è quasi da considerare integrato nell'impianto, a quanto ho capito, perché è nelle vicinanze.
Quindi cosa intendeva esattamente? Grazie. No, è soltanto il fatto che va trovata a livello europeo la soluzione per le scorie ad alta attività provenienti dalle centrali nucleari italiane, perché essendo in quantitativo molto ridotto e difficili da gestire, è più facile inserirle in un contesto europeo di impianti, poi si andranno a valutare anche a livello europeo, quali impianti, con quali caratteristiche, già è così peraltro, molte delle nostre scorie sono ancora a Sellafield in Gran Bretagna, piuttosto che metterci noi a costruire per quelle poche scorie ad alta attività derivanti dalle filiere delle centrali nucleari in Italia un deposito con tutte le criticità che lei ha detto. Noi dobbiamo risolvere il problema serio delle dei rifiuti radioattivi a bassa, media, alta attività italiani che non vengono dalle filiere delle centrali nucleari nel nostro paese. Tra l'altro, questo, diciamo, è un approccio pragmatico che noi suggeriamo, in modo tale da risolvere un problema e gestire la parte del problema che è più complessa, visti i quantitativi, su uno scenario europeo. Questo è il senso della proposta. Come vedete, non si riesce a fare nemmeno la cosa più semplice in Italia, cioè che è un deposito per i rifiuti radioattivi a bassa e media attività. Non si riesce. Qui vicino Roma c'è il centro Enea della Casaccia, sui Castelli Romani, dove sono stipate metri cubi e metri cubi di rifiuti radioattivi, anche a media, alta attività, in una collocazione non idonea, a due passi dalla capitale. È una cosa allucinante. La Cemerad è figlia, è quello stabilimento che ci ha fatto vedere il generale Giove, sequestrato con i fusti, è figlia di questa situazione di sgoverno del sistema. Ne approfitto per tornare velocissimamente su una sottolineatura fatta dal dottor Valerio, che ha perfettamente ragione sui RAEE. Non si è investito fino ad oggi quasi nulla. Sono pochissimi i progetti approvati anche nell'ambito del PNRR per tenere in Italia e realizzare in Italia gli impianti che consentono di estrarre dai RAEE i materiali di valore significativo: oro, argento, terre rare e quant'altro. E quindi è chiaro che questo valore lo disperdiamo, non ci sono impianti per trattarli e gestirli, si alimentano traffici illeciti che poi finiscono nei territori, in particolare in Africa e non solo, raccontati dal generale Giove. Quindi c'è da fare un investimento serio per fare in modo tale che i RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche in Italia, siano trattati e gestiti per estrarre valore. Questo significa investimenti pubblici e privati, ed è la risposta migliore per aggredire quei traffici illegali che appunto non sono mai dichiarati in uscita rifiuti, ma truffaldinamente apparecchiature elettriche e elettroniche. Sì, questa è anche un po' la proposta che come istituto con i nostri esperti di economia circolare, insomma, facevamo proprio per rilanciare anche dei modelli industriali basati appunto sull'economia circolare che crea valore aggiunto e che appunto supera quel modello di economia lineare che invece appunto crea solo valore perso e crea disastri, ecco, come abbiamo potuto vedere. Io a questo punto, se non ci sono altre domande, ringrazio tantissimo i nostri relatori. Segnalo appunto ancora questo libro, vabbè, si vede che è Ecomafia 2023 che abbiamo presentato oggi, Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia. Molto importante e quindi invito tutti naturalmente ad approfondirlo, a leggerlo e poi anche noi come istituto cercheremo di capire le ricadute appunto studiando il volume sul nostro territorio. Vi ringrazio con anche il mio cane che saluto. Vi Grazie, ringrazio tantissimo grazie, grazie. appunto. Grazie davvero a voi di cuore.